21 vittorie in 28 partite, vetta a quota 69 più 9 dalla seconda, 71 gol fatti e 22 subiti. Numeri eclatanti che però non bastano a testimoniare il dominio della Ternana nel girone C di Serie C, ulteriormente sancito, semmai ce ne fosse bisogno, dal 4-2 rifilato nell'infrasettimanale al Bonolis contro il Teramo. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, la ripresa si apre subito con la volée vincente di Falletti che decreta il vantaggio per i rossoverdi. Passano pochi minuti però e una prudezza balistica di Santoro pareggia i conti per i teramani, che al minuto 52 passano addirittura in vantaggio con il tap-in aereo di Costa Ferrera dopo una respinta centrale di Iannarilli su conclusione di Bombagi. Ma nonostante lo svantaggio, le fere macinano calcio e al 55esimo Partipilo si libera con eleganza di Diakité in area per poi battere Lewandowski per il 2-2. Quindi al minuto 62 una carambola in area consente a Furlan di toccare quel tanto che basta per trovare la via del gol e riportare in vantaggio la truppa di Lucarelli, che cala il poker al 71esimo, ancora con Falletti che con il destro in diagonale stila i titoli di coda sulla partita. Il ritorno in B è sempre più vicino ogni partita che passa per una Ternana che domenica alle 15 riceverà la Vibonese a Liberati. Siamo riusciti a ottimizzare il lavoro di sfiancamento che avevamo fatto nel primo tempo e che non aveva sortito magari nel primo tempo gli effetti in termini di punteggio desiderati, però sapevamo che magari avremmo raccolto nel secondo tempo il fatto di averli fatti spendere tanto dal punto di vista fisico e trovare magari qualche giocata in più e qualche linea di passaggio in più. Siamo riusciti ad avvantaggio, poi purtroppo non avevamo preventivato i nostri soliti 3-4 minuti Blackout. di blackout che diciamo, continui, diciamo che è un, te, è un era successo col Catania, era successo nell'inizio partita col Bari. È successo anche oggi e voglio dire, in termini di minutaggio ci sta all'interno di una partita, magari 3-4 minuti calare un attimo d'attenzione. Il problema è che noi in quei 3-4 minuti riusciamo a fare dei danni incredibili. Cioè non, e poi però devo dire che la squadra ha avuto una reazione solita quando è andata sotto, è riuscita a rialzarsi e questa secondo me è la cosa più importante.